Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, Zangrillo dice, clinicamente non esiste più. Ministero e CTS prendono distanze. Locatelli dice, sconcerto, virus circola ancora. Polemica per le parole del direttore della rianimazione del San Raffaele di Milano. Vale un solo numero, l'evidenza, ha detto la replica di scienziati e politici. Il CTS dice non diffondere messaggi fuorvianti. La sottosegretaria alla salute Zampa dice messaggio sbagliato che confonde gli italiani. Il viceministro Sileri ha detto che chi è sul campo non vede più malati gravi in terapia intensiva, ma dobbiamo continuare a usare prudenza. La replica del medico è stata Locatelli sconcertato, mi dispiace ma io riporto fatti, non ho detto che da domani ci possono essere gli assembramenti. Vitalizi, la Calabria ci ripensa, consiglio straordinario per abrogare la legge. Di Maio dice surreale reintrodurre il privilegio. Il ministro degli esteri ed ex capo politico del Movimento 5 Stelle, dopo il caso sollevato da Sono le 20 sul 9 e dal fattoquotidiano.it, dice mentre i cittadini hanno serie difficoltà economiche, le imprese sono colpite duramente dalla crisi, la regione Calabria reintroduce il vitalizio. Il consiglio regionale fa marcia indietro, seduta straordinaria mercoledì 3 giugno, con un solo punto all'ordine del giorno, cioè l'abrogazione totale della proposta di legge incriminata. Coronavirus, il sindaco di Avellino partecipa alla movida notturna tra assembramenti e cori, dove c'è la vita della città, ci sono io, ha detto. Le immagini proprio hanno fatto vedere questo. Ha fatto il giro dei social il video che immortala il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che nel pieno centro della città campana partecipa alla movida locale senza tener conto del distanziamento sociale e delle norme anti-assembramento, facendosi attorniare da centinaia di ragazzi del posto. Secondo quanto riportato dal Mattino, sembra che il primo cittadino inizialmente volesse parlare con i giovani, salvo poi unirsi a loro. Coronavirus, Grecia apre ai voli dall'Italia, ma test per chi viene da zone ad alto rischio. Il Veneto è incluso, Zaia dice allucinante, test e quarantena di 7 o 14 giorni sui voli in arrivo ad Atene e Salonicco, proveniente da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto dal 15 al 30 giugno. E la Farnesina annuncia che Di Maio lunedì parlerà con l'omologo greco proprio per affrontare il problema dei blocchi. George Floyd in USA proteste e coprifuoco, in Florida agente pugnalato al collo, uomo ucciso a Indianapolis, tribunale in fiamme a Nashville. Le proteste contro l'omicidio di George Floyd si moltiplicano, migliaia di americani scendono per le strade scontrandosi con la polizia. Trump ha detto non permetterò ad orde arrabbiate di dominare. Consigliere per la sicurezza O'Brien dice i poliziotti razzisti sono solo poche mele marce e a Minneapolis viene prolungato il coprifuoco. Notizie da Napoli e dalla Campania. De Magistris preoccupato per il 3 giugno, noi siamo a contagi zero. L'ordinanza regionale viola la leale collaborazione tra i poteri, mentre io mi sono recato in comitato provinciale per l'ordine alla sicurezza, dove c'era anche la regione con una bozza. Loro si sono presentati già con un'ordinanza, denuncia il sindaco. Per il 3 giugno certo c'è preoccupazione, non siamo a contagio zero. Sono le parole di Luigi De Magistris sulla imminente ripresa degli spostamenti tra regioni senza limitazioni. Però deve decidere il governo, aggiunto De Magistris, non Sala, De Magistris, De Luca o Fontana. Se il governo dice che non ci sono rischi vuol dire che ci si può muovere. Certo, ha concluso De Magistris, mi auguro che chi ha la responsabilità della tutela sanitaria, cioè la regione, almeno provveda a fare i tamponi alle persone che vengono nella nostra città. Questo lo ha spiegato al TGR il sindaco. Capodimonte, voglia di sole e sport per i napoletani, boom di visitatori al Parco della Reggia di Capodimonte, riaperto appunto questo fine settimana per la seconda volta dalla fine del lockdown, dopo non poche polemiche relative al rispetto delle misure anticontagio e alla gestione dei relativi controlli. Notizie da Treviso e dal Veneto. Bruna, 93 anni, racconta i suoi 3 mesi di isolamento in casa di riposo. Al vetro mi commuovo mentre sogno, l'abbraccio dei figli. Non sono mai stata spaventata, ma qui rispetto alla guerra che ricordo bene non c'era un nemico tangibile, ha detto.
metalmeccanica ferma e filiera rallentata, in fabbrica il 70-80% del personale. Massimo Camerin, titolare della OMEC di Vittorio Veneto, analizza appunto la falsa partenza delle imprese trevigiane, perché ci sono ordini in cali e consumi che non accelerano. Coronavirus, ressa in due treni diretti a Venezia, la Polferra a Treviso fa scendere i passeggeri, distanze di sicurezza non garantite. Il capotreno si rifiuta di ripartire e la polizia fa smontare decine di persone. Beraldo OVS dell'OVS dice via da Treviso per la bolla affitti, i proprietari devono essere più realisti. Parla l'amministratore delegato del gruppo che dice canoni sovradimensionati del 30%. Vanno legate ai fatturati. Un super reparto per le virosi, insomma, ecco come ci teniamo pronti, è stato detto. Nuove cure, un algoritmo per i casi sospetti. Il dottor Pier Giorgio Scottan, appunto, racconta cosa succederà. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Giù una mascherina attesa per la nuova ordinanza in Friuli Venezia Giulia. Il governatore Federica potrebbe far cadere l'obbligo di coprire naso e bocca anche all'aperto. Nei prossimi giorni anche in Friuli Venezia Giulia potrebbero rallentarsi le misure di contenimento per il Covid-19. In particolare il governatore Massimiliano Federica sta valutando di eliminare l'obbligo delle mascherine all'aperto, adeguando le normative regionali alle disposizioni nazionali che prevedono di coprire naso e bocca nei luoghi chiusi e nel caso non si possa mantenere il distanziamento all'esterno. Tamponamento sullo stradone per Lignano, 7 le persone coinvolte nell'incidente ad Aprilia, 5 delle quali sono rimaste ferite in modo non grave. Un incidente nel tardo pomeriggio ad Aprilia Marittima lungo lo stradone per Lignano in comune di Latisana. 7 le persone coinvolte, 5 delle quali sono rimaste ferite, tra loro anche un bambino di 2 anni. Le conseguenze per fortuna non sono state serie, tutti hanno riportato una prognosi inferiore ai 10 giorni. Si capottano con l'auto a Portis di Venzone, a restare feriti il conducente e un passeggero, per fortuna in maniera lieve. Incidente nel pomeriggio all'altezza della località di Portis nel comune di Venzone, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di un Alfa Romeo Giulietta ha perso il controllo della vettura e si è capottato. Gorizia, nessun bimbo sarà escluso dai centri estivi diffusi. Ottime notizie sul fronte dei contagi, nessun nuovo caso in città né nel resto dell'Isantino. Il peggio sotto l'aspetto sanitario sembra essere passato, al punto da far dire a qualche eminente medico che il virus starebbe scomparendo. Commenta così da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. Visto che i cosiddetti esperti ci hanno abituato a tutto e al contrario di tutto, noi rimaniamo cauti e ci attendiamo alle indicazioni della sanità regionale. Molto cauti, ma come ho detto più volte, dobbiamo riprenderci la vita. Guai se non lo facessimo. I danni sarebbero incalcolabili e non è facile, anzi. 4 persone soccorse al lago del Predilla avevano sbarrito la traccia sulla sponda orientale finendo in una scarpata ripida. 4 escursionisti, 2 di Tervisio e 2 del Pordenonese, sono stati rintracciati e recuperati dai soccorritori della stazione di Cave del Predilla, del soccorso alpino e della Guardia di Finanza di Sella Nevea dopo aver sbarrito il sentiero che fa il periplo del lago del Predilla. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.